Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questo appuntamento con il nostro 60 News in diretta, come facciamo ogni sera. È apparso subito il nostro titolo in sovraimpressione: liceo scientifico e industriale, nuova autonomia. Questo è l'argomento che oggi approfondiremo, lo faremo con molto piacere, con un ospite graditissimo che io vi presento subito, un ospite femminile, quindi già diciamo è un'avvocatessa conosciuta di grande valore, e oltre a essere assessore comunale a Roccella con l'incarico alla cultura, una cultura alla quale tanto ci teneva il compianto senatore Zito, e credo che anche la vicinanza politica con Bruna e affettiva la dica lunga per il ruolo che Bruna sta svolgendo in seno all'amministrazione comunale roccellese. Bruna Falcone, dicevo assessore alla cultura del comune di Roccella. Bruna, ci conosciamo da tanto tempo, ci diamo del tu, certo. Giusto per evitare. Oggi parleremo, questa sera, parleremo di un argomento importante per Roccella, ma anche per il territorio, perché parleremo di una decisione che è spettata alla giunta regionale qualche giorno addietro, sì. Che praticamente ha sancito una nuova autonomia tra le due scuole di Roccella, prima, anzi ancora oggi. Le scuole di Roccella, il liceo scientifico e l'industriale sono delle scuole che di fatto hanno al momento due dirigenti diversi, scolastici diversi, quindi certo. Due nuclei dirigenti completamente diversi. C'è l'industriale che appartiene tra virgolette all'Istituto Tecnico per il Turismo, il liceo scientifico che ha una propria dirigente. E allora dirigenza. Noi sappiamo, in reggenza, noi sappiamo benissimo una cosa, che per avere un'autonomia scolastica servono 600 alunni, sì. Queste sono le regole, anzi sono le leggi che vanno rispettate. E a queste leggi e al recente indirizzo della giunta regionale, cioè quello di accorpare in base alla vicinanza territoriale, omogeneità territoriale, il comune di Roccella con gran forza già l'aveva fatto l'anno scorso, ma poi dopo una serie di vicissitudini di cui potremo anche parlare, anche amministrative, giudiziarie, eccetera, ancora non si era riusciti, diciamo, ad ottenere quello che quest'anno si è ottenuto, cioè avere una scuola unica a Roccella con un unico dirigente che rappresenti due realtà che comunque rimangono distinte, il liceo scientifico e l'istituto tecnico industriale, due scuole di grande valore. Ne parleremo fra poco del valore delle scuole, perché abbiamo anche delle testimonianze molto autorevoli, io direi. È una sorpresa, ma io ho anche due amici, uno è Vincenzo Lamberto, un altro è Giovanni Scaramuzzino, che sono due ex alunni del liceo scientifico di Roccella Ionica, ma tra i tanti potremmo anche citare per esempio Roberto Furfolo, che è uno scienziato della NASA, ha raggiunto i massimi livelli, un allievo straordinario dell'Istituto Tecnico Industriale di Roccella Ionica. Bastano questi nomi, Giovanni Scaramuzzino, giornalista RAI, sì. per fare, insomma, non serve altra pubblicità, basta capire queste scuole, il grande prestigio che hanno e quello che hanno sfornato come classe dirigente, ma io direi a livelli altissimi, persone che operano in Italia e come nel caso di Roberto all'estero. Allora, Bruna, partiamo subito
con è stato un momento di euforia. Al momento in cui avete appreso la decisione della giunta regionale di confermare, no, la richiesta fatta alla provincia, l'ente provincia che ormai sta finendo il suo percorso, fino a fine mese, 28 mi pare, concluderà sì. diciamo il suo iter raffa, decadrà fra pochi giorni, fra 2-3 giorni, e questa provincia che ha prospettato un piano, no, scolastico, sì, eccetera, ha avuto l'approvazione a parte della giunta regionale, seguendo proprio quegli indirizzi, su proposta anche del comune di Roccella Ionica, certo, che aveva comunque voluto fortemente l'accoppamento di questi istituti. Certo. Allora, spieghiamo i recenti fatti, appunto questi Benissimo. Che abbiamo appena accennato. D'accordo, Giuseppe, io ti ringrazio, innanzitutto buonasera a tutti, e devo ringraziarti in maniera particolare perché poter essere ospite nel vostro salone ogni volta per me è una grande opportunità e effettivamente la possibilità, mi dà la possibilità di entrare in maniera approfondita nel merito delle varie vicende, e quindi vi ringrazio per questa possibilità. Pensiamo che mi date. Siamo nei televisori senza quindi, neanche bussare, quindi... Sì, mi basta date cambiare quindi la canale possibilità e ci troviamo... di poter far conoscere a tutti i cittadini, non soltanto di Roccella ovviamente, ma di tutta la Locride e di tutte le televisioni che voi raggiungete, quindi tutto lo spazio che potete raggiungere, far conoscere quelle che sono le realizzazioni, quindi le grandi battaglie che l'amministrazione comunale porta avanti e quelle che tante volte, le grandi sfide, vengono vinte. Allora, io vorrei fare un attimo un breve excursus per comprendere perché si era giunti alla proposta che già nel 2015 era stata formulata in conferenza provinciale, convocata appunto dal presidente Raffa, quando aveva convocato tutti i sindaci dei comuni, e ricordo proprio di aver presenziato assieme al sindaco di Roccella a quella conferenza, proponendo già da allora la nostra prospettiva, diciamo. Però prima di partire da quello è necessario capire quali erano le condizioni all'epoca, che poi sono quelle che hanno legittimato il nostro operato in Consiglio Comunale del 6 dicembre dell'anno scorso. In sostanza la situazione a Roccella dopo il piano di dimensionamento del 2012-2013 era la seguente: ci siamo trovati ad avere, appunto come correttamente dicevi, due istituti di istruzione secondaria di secondo livello che erano l'ITIS, che sono l'ITIS ex Maiorana, accorpato all'istituto Zanotti Bianco, istituto di istruzione superiore Zanotti Bianco di Marina di Gioiosa, ricadente nel distretto 32, distretto scolastico 32, e il liceo scientifico Pietro Mazzone, che per un numero esiguo di alunni si vedeva perdere la propria autonomia e pertanto veniva affidato in reggenza. Qual era la conseguenza? Qual è stata la conseguenza di questo? Devo dire che nonostante lo sforzo immane dei dirigenti che sono di dirigenti in reggenza, in sostanza, che vengono affidati che vengono assegnati agli istituti che cadono in reggenza, quindi nonostante lo sforzo dei dirigenti e voglio dire anche dei docenti, quindi uno sforzo immane, le conseguenze gravi e inevitabili sono quelle della dequalificazione dell'offerta formativa, con conseguente ricaduta negativa sugli alunni, provocata dalla mancanza di un dirigente scolastico presente in sede. Ovviamente la presenza quotidiana di un dirigente non fa altro che garantire una progettualità autonoma rispondente ai benefici, ai bisogni specifici del territorio, è necessaria anche ad evitare la perdita anche di posti di lavoro. Qual è stata quindi alla luce di questa situazione la nostra proposta? È stata proprio ragionare sul concetto che questi due istituti, liceo scientifico e industriale, che negli anni passati appunto si erano collocati ad altissimo livello per quello che riguarda la didattica, due istituti che sebbene appunto nel passato erano legati a prospettive diverse, perché uno era inerente all'indirizzo scientifico, l'altro inerente all'indirizzo tecnico, quindi c'era una, possiamo dire, una netta linea di demarcazione tra i due. Col passare del tempo questa linea di demarcazione piano piano si è andata sempre più affievolendo, anzi addirittura completamente ad essere annullata per alcuni aspetti. E quindi quello che abbiamo ritenuto era appunto la proposta di
accorpare sotto un unico istituto, quindi sotto un'unica dirigenza, entrambi gli istituti collocati che naturalmente dovevano essere, quindi proprio per collocazione naturale possono essere accorpati, per far sì che anche la progettuale sotto un'unica dirigenza, per far sì che anche appunto la presenza di un dirigente non possa fare altro che portare delle migliorie, dei progetti in comune, perché quello che voglio precisare a scanso di equivoci è appunto che queste due scuole, sebbene una afferente all'area tecnologica e l'altra all'area scientifica, non sono scuole in contrapposizione, ma sono scuole che possono agire in complementarietà, perché una offre all'altra quello che all'altra manca. Quindi cosa si potrebbe dire? Si può affermare, e io lo affermo con decisione, che i due istituti si completano a vicenda e si possano ben definire complementari. Infatti lo studio prettamente teorico delle discipline, così come viene presentato il liceo scientifico, per essere chiari, può ben essere integrato dalla didattica più spiccatamente laboratoriale dell'ITIS, in un approccio ovviamente sinergico delle materie scientifico-tecnologiche, che non potrà che giovare al processo di apprendimento e insegnamento. Tale affinità permetterebbe la realizzazione di progetti anche ad alto livello, che contribuirebbero quindi ad arricchire in maniera prestigiosa l'offerta formativa, oltre che naturalmente ad elevare il livello culturale degli alunni. Quello che però ci eravamo posti in ragionamento, in osservazione, prima di fare le nostre proposte, ripeto, all'allora amministrazione provinciale, era anche un altro ragionamento, cioè il fatto che nel distretto 36, e per distretto 36 intendo il distretto che comprende 10 comuni dell'Alto Ionio Reggino, per l'esattezza parlo dei comuni di Roccella, Caulonia, Riace, Signano, Placanica, Camini, Monasterace, Stilo, Pazzano e Bivongi, quindi parliamo ben di 10 comuni, era un distretto privo di un'autonomia per quanto riguarda, quindi privo di un istituto di istruzione secondaria di secondo livello dotato di autonomia. Quindi cosa ha fatto? È in maniera lungimirante la regione, posso dire, prima la provincia con il presidente Raffa e con l'assessore Campisi, che io ringrazio per la sensibilità e la disponibilità da sempre dimostrata verso tutti i comuni. E non solo, dopo la regione con l'assessore Roccisano, sempre disponibile ad interloquire e a valutare quelle che sono le esigenze del territorio, certo, prospettate appunto in primis dal comune di Roccella, non ha fatto altro che ridare dignità, lo possiamo dire proprio chiaramente, a tutto il distretto 36, che finalmente ritorna ad avere un istituto, con questo accorpamento deliberato dalla regione, ritorna ad avere un istituto di istruzione secondaria di secondo livello con autonomia, con tutte quelle che sono i benefici e le ricadute positive sul territorio. L'altra osservazione che era stata portata avanti dall'amministrazione era che appunto, ovviamente, abbiamo cercato comunque di tutelare le esigenze degli altri comuni. Infatti quello che voglio precisare è che la nuova autonomia che si è creata è un di più, non è una cosa che va a ledere i diritti e gli interessi dell'altra istituzione, in questo caso dell'Istituto Zanotti Bianco, perché lì il Comune di Marina di Gioiosa non perde mica la scuola, ricadente, certo, il Comune di Marina di Gioiosa non perde la propria autonomia, anzi continua comunque ad essere un istituto di istruzione secondaria di secondo livello che continuerà comunque ad avere un numero maggiore di alunni. Già ne conta, c'è un bel numero fra le due scuole, superano, addirittura arriva quasi a 600 l'industriale. Allora, l'Istituto Zanotti Bianco attualmente supera i 1000 alunni, sì. Invece con la formazione di questa nuova autonomia a Roccella si verrebbero a creare, quindi tra liceo scientifico e industriale, un totale di quasi 800. E Marina di Gioiosa invece vanterebbe un numero sempre superiore, perché comunque non dobbiamo dimenticare che in questo piano di razionalizzazione, seguendo il criterio della contiguità territoriale dettato dalla Regione Calabria con la delibera dello scorso settembre-ottobre, delibere che
appunto ha rivisto quelle che sono le linee guida che le regioni dovevano seguire, così come ha specificato sempre l'assessore Lucisano, ha stabilito anche il criterio della contiguità territoriale. Quindi, in base a questo, il liceo scientifico di Gioiosa Superiore è stato accorpato, in base a questi principi, è stato accorpato all'Istituto Zanotti Bianco. A Gioiosa Marina. Attualmente l'istituto invece, lo scientifico di Gioiosa Superiore risultava accorpato al liceo scientifico di Roccella, quindi viene spostato Gioiosa Superiore con Gioiosa Marina, anche proprio per questo criterio di contiguità territoriale, e invece i due istituti presenti sul medesimo territorio e, come dicevo, naturalmente destinati a lavorare assieme, sono stati effettivamente, la nostra proposta è stata accolta perché probabilmente i criteri che portavamo avanti erano criteri validi. Da quello che dici tu sembra tutto molto logico, senso, così sembra, fila tutto liscio, eppure c'è qualcuno che si oppone in maniera ferrea a questa cosa ed è l'attuale dirigente Morfea, che ha appunto la dirigenza di tutte queste scuole. Le motivazioni del presidente Morfea non sappiamo esattamente quali sono, ma sicuramente saranno delle motivazioni che lui avrà avuto modo anche di esplicitare, perché insomma è già da tempo che è contrario a questa cosa, e addirittura l'anno scorso è stato fatto anche un ricorso. Non dal dirigente però, il ricorso non era stato fatto dal dirigente. Allora, innanzitutto anche era un ricorso che non aveva coinvolto… Non può fare ricorso. Non entro nella legislazione. No, dico, non può perché teoricamente è una parte in causa, no? Sì. Quindi voglio dire, non era appunto stato portato avanti dal dirigente, era stato portato avanti le ricorrenti erano altre. Quello che voglio precisare è che è vero, è stato vinto il primo grado, ma la sentenza è stata appellata dalla regione. Un attimo, facciamo un passo indietro, perché quello che è da precisare è che il comune di Roccella, sebbene noi riteniamo che dovesse essere parte in causa perché si tratta di istituti che ricadono sul nostro territorio, non è stato citato in giudizio, quindi non è stata parte nel giudizio di primo grado. Quindi competente ad appellare la sentenza era la regione, che invece appunto la regione era stata chiamata in causa, certo, così come non era stata chiamata in causa nemmeno la provincia. Poi diciamola tutta, queste decisioni finali sono decisioni della Regione Calabria, della Giunta regionale. Che ha ritenuto infatti di appellare la sentenza. Non solo, nel giudizio pendente davanti al Consiglio di Stato, ovviamente il Comune di Roccella si è ha fatto un atto giuridico specifico, si è costituito in sostanza ad adiuvandum nei confronti della Regione, proprio perché riteniamo che era necessario, abbiamo ritenuto che era necessario farlo. È una scelta politica, perché quello ovviamente quello che abbiamo fatto è stato cercare di tutelare gli interessi dei cittadini, quindi gli interessi e delle scuole non di solo dei cittadini. Non mi limito a questo, Giuseppe. Estendo il discorso, nel senso che a mio avviso avrebbero dovuto farlo anche tutti gli altri, tutte le altre amministrazioni dei comuni limitrofi che appunto fanno parte del distretto 36. Con una popolazione, una di 550 alunni, debba dipendere da un'altra scuola in un altro paese. Cioè, è ovvio, anche per un discorso di logica, io dico logica, non conosco i termini giuridici, però è ovvio per un discorso di logica che una scuola con 550 alunni debba dipendere dalla scuola vicina, cioè debbono essere assieme. Perché non può di una progettualità perché non è possibile il rapporto, cioè, a stare con un reggente, insomma, o comunque stare con un vicario. Lo scientifico è reggenza. Voglio dire, una scuola non merita una gestione, una scuola di questo tipo, quella di Roccella, che ha delle persone, voglio dire, che hanno frequentato in passato dando lustro, no? Certo. Anch'io ho fatto il liceo scientifico di Roccella ed ero allievo della preside Ferrigno, e quindi conosco dirigente storico, conosco la storia di questa scuola e posso dire che le nozioni che ha portato, permettimi e di la dirlo, preparazione che dava agli allievi erano straordinarie, anche tenendo conto dei tempi, eravamo all'avanguardia, e ricordo che addirittura, questo lo ricordo bene, c'erano degli allievi che
mi dispiace per il liceo di Locri, il liceo scientifico di Locri, ma che preferivano da Siderno e da Locri venire a Roccella per un discorso qualitativo. Poi, ragazzi, cambiano gli anni, di qualità, cioè, cambiano gli insegnanti, si cambia tutto, quindi tutto è possibile che sia cambiato. Però ricordo in quel periodo che naturalmente il liceo scientifico di Roccella ha una tradizione, ha avuto una tradizione straordinaria di professionalità e di qualità. Io voglio ringraziare stessa cosa anche l'industriale, perché ora lo vedremo. Anche la preside Ferrigno è stata preside anche dell'industriale. È stata preside storica dell'industriale prima, ma del liceo scientifico. Io voglio dopo ringraziarla proprio perché lei, sapete, è consulente del sindaco, anche per tutto l'aiuto, per tutto l'impegno che mette a completa disposizione proprio dell'amministrazione. Ora, io non voglio fare discorsi di parte, perché magari qua tu rappresenti una parte, c'è un'altra parte che dice no, queste scuole devono stare divise. Io sinceramente le ragioni della divisione non le comprendo, lo dico da giornalista, sinceramente non le comprendo. Io ritengo che in un paese quanto più possibile ci debba essere un dirigente, una dirigenza che gestisce le scuole di quel paese. Mi sembra logico, non ci può essere due dirigenti e una scuola di un paese dipende dall'altro e viceversa, quella dell'altro dipende da questo paese. Cioè, è illogico. Quindi ritengo, questo lo dico da giornalista, ripeto, senza conoscere né le vicende giuridiche né le vicende di interessi di parte, lo dico come logica. Quindi ci deve essere, secondo me, un'unicità di direzione, di gestione, quindi il dirigente deve avere la possibilità di uscire da una porta, magari di fare pochi metri o al massimo un chilometro, dico per dire, raggiungere l'altra sede nello stesso paese. Le due scuole possono essere anche comunicate a piedi, voglio dire, certo, da una scuola con l'altra, quindi anche gli stessi insegnanti possono parcheggiare tra virgolette la macchina in una e spostarsi nell'altra. Dico, è ovvio che in un comune distante, immaginiamo anche per Gioiosa Ionica stesso, no? Immaginiamo un distaccamento di liceo scientifico a Gioiosa Ionica, per parlare con la dirigente, per un'autorizzazione di qualunque tipo che non può fare il vicario, uno si debba spostare da Gioiosa Ionica a Roccella Ionica. Cioè, mi sembrano delle cose che magari in passato ci sono state, però è arrivato il momento di cercare di razionalizzare, e usiamo il termine forse più esatto, razionalizzare. Torniamo ora. Solo precisare una cosa, giusto per chiudere, per non lasciare cose in sospeso, per quanto riguarda il discorso del contenzioso, è attualmente in corso, perché è vero che la sentenza è stata appellata, è stata appellata dalla Regione, ma il Consiglio, quindi al Consiglio di Stato, ma il Consiglio di Stato si è espresso esclusivamente sulla sospensiva. Il discorso della trattazione nel merito delle motivazioni formulate dalla Regione, formulate anche dalla difesa del Comune di Roccella, saranno trattate proprio in una fase successiva. Quindi la sentenza è una cosa che ancora, la sentenza del Consiglio di Stato, ancora nel merito non ce l'abbiamo, ancora non c'è una sentenza. Quindi bisogna anche attendere per quello. Sì, ma però a prescindere da questo, l'amministrazione comunale, se di fatto comunque la Regione quest'anno ha riconfermato tutto, ha voluto, probabilmente formalizzando meglio quello che magari lo scorso anno non aveva formalizzato bene, cioè nel senso ha previsto anche criteri, le linee guida diciamo, per i quali si può attribuire questo tipo di situazione, e ha previsto linee guida territoriali, se non sbaglio, di vicinanza territoriale, di omogeneità, di continuità territoriale. Certo. Io credo che i dubbi su questa cosa, cosa non ci dovrebbero essere. Qual è la cosa importante? La cosa importante che voglio precisare è appunto che questa nuova creazione, quindi la creazione di questa nuova autonomia, non è stata un'autonomia che è andata a creare danni all'altra autonomia dello Zanotti Bianco, assolutamente. Lo Zanotti Bianco ha continuato ad avere e continuerà ad avere la sua autonomia, continuerà sempre ad avere un numero superiore di alunni rispetto all'autonomia che si è appena creata. Quindi è una cosa che precisavo, è una cosa in più, quindi, ed è comunque una scelta di dignità, di ridare dignità a un territorio già in difficoltà proprio anche per la distanza che c'è, equidistante sì tra Reggio e Catanzaro, ma comunque un territorio con una serie di difficoltà non indifferenti. Ecco. Dicevamo, non tutti sono stati d'accordo, ovviamente immaginiamo il preside, ognuno farà valere le proprie ragioni, però di fatto la Regione ha deciso e per ora è così. Sì. Quindi sono aperte le iscrizioni. Sì. Ricordiamo che l'industriale di Roccella, quindi con questa autonomia ritrovata, che da settembre partirà, vero? Sì, anno scolastico 2017-2018. Ricordiamo che l'Istituto Tecnico Industriale di Roccella, il Maiorana,
ha una specializzazione in trasporti particolare, cioè quella cosiddetta nautica, trasporti e logistica, dove si è inserito benissimo, diciamo, la, la, la situazione nautica. Sì. Allora, però questo nautico, ahimè, ha avuto grandi difficoltà. Ora, ancora oggi non si capisce se ci si può iscrivere a Roccella, se si può iscrivere a Gioiosa. C'era una classe di 15 persone ed è stata, non è stata formata quest'anno, non si capisce bene il motivo. Ecco, vogliamo dire a che punto è la situazione, visto che tu sei assessore alla cultura, l'hai seguita questa vicenda direttamente, anche professionalmente? Sì, guarda, io ho contezza del fatto che attualmente presso l'Istituto Industriale Maiorana ci sono le classi seconda, terza e quarta con indirizzo trasporti e logistica. Questo vuol dire che sebbene non si sia formata la prima classe, e non credo che sia stato per mancanza di numero di alunni, perché ho avuto un incontro con i genitori di 16 alunni che si erano, 16 o 18 per l'esattezza, che avevano provveduto a fare le iscrizioni dei figli, poi non ho compreso per quale ragione effettivamente non è stata creata la prima classe. Comunque dico, sebbene non sia partito la prima di quest'anno, per intenderci, comunque ci sono seconda, terza e quarta presso l'Istituto Maiorana di Roccella. E io voglio aprire qui una parentesi, Giuseppe, molto importante, perché secondo me è importantissimo. Ma il settore trasporti è importantissimo, questo settore appartiene al Maiorana o al Zanotti Bianco? Ti ripeto, al Maiorana di Roccella ci sono seconda, terza e quarta con indirizzo classi, con indirizzo trasporti e logistica. Quindi penso che sia, tra l'altro, se entriamo proprio nel dettaglio della vicenda, ma il Maiorana ospita queste classi in termini di spazio? No. Oppure queste classi fanno parte della specializzazione industriale? Sono della specializzazione industriale, a quello che mi consta, perché riguardavo il piano di razionalizzazione precedente per l'anno 2015-2016 addirittura, quando effettivamente sono diventata, quando il sindaco mi ha affidato il compito di assessore alla cultura, avevo guardato tutto, probabilmente ce l'ho anche qua, eccolo, della rete scolastica 2015-2016 per l'esattezza, e nella specializzazione dell'istituto Zanotti Bianco era stata riconosciuta, l'istituto Zanotti Bianco che comprende l'industriale di Roccella, era stata riconosciuto l'indirizzo trasporti e logistica, comunemente detto nautico, da attuare al Maiorana. In che senso da attuare? È già attivo, sono già attive quelle tre classi tre classi. Tu hai voluto mettere in evidenza questo? Che, no, io voglio mettere in evidenza una cosa importante. Che la richiesta l'ha fatta lo Zanotti Bianco, ma perché c'è un'unica dirigenza. Certo. E quindi andava, certo. Però andava attribuita, non è un ramo turistico, ma è un ramo concretamente industriale. Ma perché secondo me deve necessariamente essere a Roccella? Perché io voglio dire, per me è importante che ci sia questa specializzazione sul nostro territorio. Penso che sia ovvio senza che nemmeno io lo precisi, perché c'è il porto. Quindi se noi sosteniamo vivamente che il porto costituisce un'opportunità di sviluppo non soltanto per Roccella, ma diciamolo chiaramente per tutta la Locride, in questa prospettiva di crescita del porto noi abbiamo bisogno di specializzazioni nel settore nautico. Quindi in questo senso la specializzazione riconosciuta apre una prospettiva di lavoro, a nostro avviso, importante per i nostri giovani. Quindi ecco perché il comune, non appena appunto inizierà l'anno scolastico 2017-2018, non farà altro che iniziare un percorso per lavorare in sinergia con questa nuova dirigenza, anche per riprendere i contatti e cominciare a lavorare per l'istituto. Intanto chiedo alla regia di preparare industriale una telefonata con Enzo Lombardo, lo conosciamo in diretta, sappiamo, lo conosceremo tra poco, quindi la regia può procedere a fare questa chiamata, così capiremo chi è e che scuola ha frequentato e che cosa ha fatto nella vita. Mentre prepara questo, naturalmente siamo arrivati a un dunque, si partirà ora con le iscrizioni. Perché è importante iscriversi in queste scuole? Guarda,
secondo me sono scelte, secondo me sono scelte di vita. Scelte di vita. Beh, questo. Questa è una cosa fondamentale e io penso che entrambe le scuole che sono presenti sul nostro territorio sono delle scuole che hanno raggiunto dei livelli di offerta qualitativa e formativa altissimi, quindi con progetti che effettivamente i dirigenti erano riusciti a portare avanti e che hanno dato, hanno avuto la possibilità di dare agli studenti, quindi ai giovani che le hanno frequentato, una formazione, anzi dare esattamente gli strumenti per poter affrontare determinati lavori. Io ho un'esperienza diversa, nel senso che ho frequentato il liceo classico perché ero più propensa per l'attività. Io invece ho fatto lo scientifico. Per le materie umanistiche. Però è chiaro che le scelte di ognuno dei ragazzi saranno scelte che condizioneranno il futuro e sono sicuramente delle scelte da fare. A 13 anni non è facile affrontare una scelta. La scelta bisognerà farla prestissimo perché scade il 6 febbraio, quindi sì, pochi giorni. Sì, aperte allora, pochi giorni. Gennaio. Allora io voglio chiederlo, si presenta da solo, Enzo Lombardo, buonasera. Buonasera. Enzo Lombardo, lo facciamo presentare da solo. Sicuramente, quale scelta ha fatto lei? Io sono uno scientifico. Quindi lei ha fatto il liceo scientifico di Roccella, in che anni? Negli anni, fine anni 70. Ora vogliamo dirlo al pubblico che segue Telemia in Calabria, che cosa sta facendo nella vita? Sì, sono un professore universitario a Torino. Insegno informatica, quindi corsi che riguardano un po' la parte scientifica, ma insegno anche materie umanistiche presso lettere, presso il DAMS di lettere. Quindi insegno la parte multimediale dell'informatica dedicata alle arti e alla produzione multimediale. Ecco, a Enzo Lombardo, pure io ho fatto liceo scientifico, naturalmente di Roccella, e anch'io sono esperto in materie multimediali successivamente. È un lavoro particolare, però voglio dire, Bruna, lo riconosciamo, è una persona che ha fatto un certo excursus. Che basi ha dato alla tua preparazione, che poi è servita nella vita, frequentare il liceo scientifico, poi in particolare quello di Roccella, che abbiamo visto anche cosa ha sfornato negli anni. Io posso rispondere sia come esperienza personale sia nella mia professione da docente universitario, vedere la gente che arriva dalle scuole superiori, quindi nel mio caso personale certamente, che è quello che vedo anche in molti ragazzi, vi è il problema, l'attitudine allo studio, perché un liceo, ma anche una scuola oggi come può essere un istituto tecnico ben fatto, comunque prepara gli studenti a una versatilità nei confronti della formazione più diversa, a studiare e a concentrarsi per raggiungere un obiettivo. Questo direi che è fondamentale. E ovviamente non è che le scuole professionali siano scuole non valide, ma vanno direttamente al punto, quindi non costringono lo studente a pensare più di tanto, anche se oggi anche le scuole professionali hanno avuto delle svolte, in quanto tutte le scuole preparano per l'università, per cui possono chiunque, anche se fa un istituto professionale, può poi iscriversi, hanno una base, ma le basi teoriche che danno i licei certamente hanno qualcosa di più, soprattutto per chi vuole prepararsi in istruzione superiore. È detto da uno che ha fatto il liceo scientifico e che insegna all'università, credo che abbiamo completato il ciclo. Enzo, una cosa simpatica, un tuo ex compagno di scuola mi dice che tu alle scuole medie avevi tutti 10, quindi anche prima di andare al liceo, è vera sta cosa? Ma se posso dire, il tuo compagno di scuola è il notissimo conduttore televisivo Pino Carella. Ah, lui è fondamentale. Cioè, ora non ricordo, però onestamente ho avuto sempre voti alti, ma francamente non ricordo se erano tutti 10, ma comunque era un periodo in cui ci andava volentieri a scuola, quindi diciamo che i risultati più o meno si vedevano. Erano periodi in cui i voti bisognava sudarseli, vero?
Sì, ma anche ora bisogna sudarteli. Poi dipende molto dalle... È chiaro che molte cose pedagogicamente sono cambiate oggi nella scuola e sono cambiate anche nelle università. Diciamo che oggi ci sono molte più opportunità, sia di studiare che di ricercare. Sono finite le enciclopedie, c'è la rete. Sì, questo però è un'arma a doppio taglio, lo dico poi avendo anche... Spieghiamolo, perché ormai tutti i giovani sono su Google a fare ricerca, su Wikipedia. No, quello è vero, però una delle cose, allora, vi sono molte cose, è un discorso molto complesso da affrontare in pochi minuti, ma vi sono varie sfaccettature di questa cosa. Dal primo, certamente viene un vantaggio, quello che tu stai nominando, che hai accesso ha una quantità di informazioni che prima non abbiamo mai avuto, ovviamente, per cui questo ci costringeva a passare molto tempo sui libri. Ora, più che altro, più che l'idea della rete, esiste il motore di ricerca che ci permette di arrivare subito al punto. Questo però è un'arma a doppio taglio, come sappiamo, perché ci sono i problemi immediati, ma ci apre poco la mente, perché spesso il problema dei motori di ricerca è che, essendo guidati da parametri che cercano di un po' simulare il nostro comportamento, quindi cercano di darci la risposta giusta, e quindi spesso non ci fanno scoprire cose nuove. Questo è un po' uno svantaggio di oggi. Per cui, dall'altro punto di vista, i ragazzi sono molto distratti, perché hanno tanti di quei canali di cui tener conto, che oggi concentrarsi è più difficile. Quindi io, quando vedo i miei figli che studiano, e spero lo facciano senza rispondere sempre a WhatsApp o a controllare la loro pagina Facebook, l'idea è che hanno tante di quelle distrazioni che oggi mantenere la concentrazione è più difficile. Senti, la preparazione scientifica ti aiuta molto per l'informatica, è una base importante, è fondamentale, vero? Sì, anche se l'informatica è una cosa leggermente diversa oggi, nel senso che io ho una preparazione più matematica, perché vengo da un ramo dell'informatica che è quello matematico applicato. Bravo, sì, lì è più programmatore, diciamo. Sì, oggi l'informatica è più programmazione, quando io l'ho frequentata era più matematica in realtà. Ora è molto importante che oggi anche forse più multimediale l'informatica. Beh sì, oggi con lo sviluppo delle app per lo smartphone è chiaro che per noi è diventato più... Chi insegna informatica deve tener conto soprattutto dei sistemi, che non tanto della modellazione, che oggi è quasi fatta, insomma, almeno per i problemi comuni è abbastanza fatta. Noi che lavoriamo nella ricerca poi abbiamo altre cose di cui occuparci, però l'idea è che chi lavora nel mondo comune, che non ha una startup innovativa, deve soprattutto cercare di mettere insieme dei programmi e librerie che sono sviluppati in tutte le parti del mondo, cercando di risolvere i problemi. Comunque, senti, sì, il discorso matematico più che altro è quello categoriale, intimistico, che aiuta molto, non tanto la parte aritmetica o che poi magari o le parti di che riguardano il calcolo, quelle sono più affrontate in temi come la fisica. Invece certamente la parte categoriale, anche filosofica, aiuta molto. Certo, il pensiero scientifico è molto importante, il liceo forma certamente per questo. Hanno un passo in più i liceali, questo noi lo notiamo molto spesso. Questo da docente universitario, ovviamente questa dichiarazione è tutto dire. Io volevo, prima di salutarti, perché poi dobbiamo anche passare ad altro, ma io mi auguro io ti ho conosciuto bene in questa occasione, mi auguro di averti ospite, poi vedremo anche come, in future puntate, perché io vorrei parlare, ma te lo chiedo anche nella tua qualità di docente universitario, un attimino del mondo della rete, ma sei un informatico, anche quello dei social. Oggi i giovani sono tutti con il cellulare in mano e tutti con, a parte WhatsApp come strumento di comunicazione, con Facebook si condividono informazioni. Non c'è un rischio serio, ma questa è una domanda che studia la scuola naturalmente, non c'è un rischio serio l'utilizzo per esempio dei social network come fonte autorevole di informazione? Non si rischia di confondere le testate giornalistiche, quelle vere, con quello che si legge in giro per le bacheche, nei diari, informazioni false, dati alterati? Sì, questo è il pericolo, uno dei pericoli principali. Infatti, per noi, ad esempio, che insegniamo multimedia e aspetti di questo tipo, una delle cose che, una volta fatti i modelli teorici, uno degli aspetti pratici più importanti è insegnare ai ragazzi come di provare a assaggiare l'autorevolezza delle fonti. E oggi ci sono molto bufale sulla rete, come si sa, e soprattutto vengono pubblicate da chiunque. Ormai si fa una rincorsa al contatto, al numero, e non si guarda più l'autenticità dell'informazione.
Addirittura le bufale sono quelle che volano di più rispetto all'informazione vera, quelle che navigano molto più velocemente. Sì, questo è verissimo. E tra l'altro bisogna stare molto attenti e controllare l'autorevolezza delle fonti. Ci sono molti trucchi per poterlo fare, molti indizi che dicono quanto una fonte è autorevole. Ad esempio, molto spesso, nell'informazione prefabbricata oppure una informazione falsa la si riconosce, però bisogna avere un occhio allenato e non spesso i giovani ce l'hanno, per cui l'idea di prepararsi molto bene in un liceo o in una scuola superiore ben fatta è molto importante per poter discriminare tra le varie fonti. Si hanno strumenti per giudicare più potenti e spesso non si cade vittima di false informazioni o di tranelli di vari tipi, insomma. Quindi direi che la preparazione, la formazione e una scuola ben fatta sono strumenti indispensabili oggi per districarsi nei vari canali di comunicazione. Io ti ringrazio, sei stato utilissimo, conto di averti presto, ti ringrazio ancora e naturalmente abbiamo dato degli indirizzi importanti a chi fra qualche giorno dovrà scegliere una scuola. In questo caso, visto che la trasmissione è indirizzata a questo, ci auguriamo che la propensione sia verso il liceo scientifico, verso l'istituto tecnico Maiorana del quale anche stiamo parlando. Io grazie ancora e spero di sentirci presto. Grazie a voi, arrivederci. Ecco, noi Bruna, mentre preparano l'altro intervento autorevolissimo come questo, ce n'è un altro. Stasera pieno di sorprese. Sì, perché è un piacere sentire queste persone che hanno convissuto lo stesso percorso di studi e poi, ecco, come nel caso, io ho scritto Enzo Lombardo, ma possiamo dire è il professor Enzo Lombardo. Certo. E che è professore universitario, certo, di grande valore, un ricercatore, cioè una persona, un informatico, una persona alla quale voglio dire da tutta la nostra stima, ha iniziato a lavorare programmando nel laboratorio di informatica del liceo scientifico, per quello che erano i computer all'epoca, perché certo, ricordiamo i vecchi Commodore, insomma. Però questo significa che all'epoca il liceo scientifico era già una scuola ad altissimo livello che disponeva appunto di questi laboratori. Giusto. Io vorrei ricordare, perché per motivi anche di orario abbiamo difficoltà ad avere un collegamento che avevo preparato con Roberto Furfaro. Mi sarebbe piaciuto averlo collegato, ma lo registreremo, troveremo l'occasione. E quindi naturalmente poi spiegheremo come ha fatto l'industriale Roberto Furfaro e i risultati che ha ottenuto. Oggi lavora alla NASA, uno scienziato straordinario, di grande valore, che spesso abbiamo avuto modo di intervistare e credo che sia uno dei figli illustri di Roccella. Sì, ecco, l'estate scorsa l'abbiamo avuto, abbiamo consegnato anche un premio, mi pare. Sì, ma al Convento dei Minimi ha fatto lezione magistrale. Sì, ci ha spiegato quello che sarebbe stato il volo dell'8 di settembre, la famosa navicella per la prima volta. Io non entro in discorsi tecnici perché, ecco, però ricordo soltanto che l'abbiamo tutti proprio ci ha incantati, quindi abbiamo ascoltato con molto entusiasmo, con molta partecipazione, perché è stato sublime, posso dire, anche in maniera molto semplice, perché poi utilizzare un linguaggio comune non lo penseresti mai, riuscito a far capire proprio a persone totalmente, posso dirlo, ignoranti in materia, possiamo dirlo, ecco, io la prima, è riuscito a far capire che cosa effettivamente, anche con le slide, che cosa sarebbero andati a fare da lì, perché è stato ad agosto, all'8 di settembre. Allora, mi dicono che c'è un altro ospite. Gemma me lo conferma, vero? Abbiamo già svelato il nome, mi hanno tolto il gusto di annunciarlo. Giovanni Scaramuzzino, giornalista Rai, benvenuto Giovanni. Ciao, come va? Buonasera. Buonasera. Sei partito con uno sprint in diretta che sa quasi di radiocronaca, molto bello. Il piacere. Forse di perché la tua voce ricorda molto la radiocronaca, specie quella della Rai. È il piacere di salutare gli amici, no? Ti ringrazio, è un piacere, noi siamo qui per pubblicizzare delle scuole roccellesi che hanno ritrovato l'unità dal punto di vista dirigenziale, quindi un'autonomia ritrovata, e tu sei un figlio illustre di Roccella, ma un figlio illustre anche del liceo scientifico, vero? Sì, e gli anni, guarda, che andavano a cavallo tra 1980 e l'85, quindi i primi anni sono stati nella sede, diciamo, che adesso è quella del municipio, no?
sì, quindi alla fine di via 25 aprile, con sì, una deviazione in una succursale, diciamo, all'angolo di via Umberto I, più il trasferimento invece che c'è stato poi nella, vicino all'allora istituto industriale, quindi in zona dogana. Per cui voglio dire, da un punto di vista anche logistico, ogni anno qua ci si cambiava posto. Giovanni, cosa ti ha lasciato quel liceo, quella scuola? Ma sai, allora, diciamo che sono gli anni più belli, perché io adesso la cosa che vorrei ricordare è: mi ha lasciato un'amicizia e una solidarietà con i compagni di scuola che sono sempre presenti anche adesso che gli anni sono tanti. Non esagerare con gli anni. No, sono 50, quindi insomma, non sono per tanti. Per cui quest'anno saranno 50, quindi voglio dirti, al di là di questo, ha lasciato comunque un rapporto che è proseguito grazie anche a quanto è stato insegnato da chi lì lavorava e a quanto abbiamo imparato, voglio dire, nelle difficoltà anche logistiche, come ti dicevo, insomma, ecco, adesso io faccio un pochino il paragone, no? Qui a Roma non funziona un riscaldamento e magari la gente dice no, a scuola non si può andare quel giorno lì perché i riscaldamenti non funzionano. Io ricordo che allora, insomma, c'era una stufetta, se c'era, per scaldare l'ambiente della succursale, e a scuola andavamo, ci si scaldava probabilmente anche con una, come posso dire, con un entusiasmo diverso, ecco, che magari adesso nelle nuove generazioni io in maniera anche, come posso dire, anche con l'apertura, con tutta l'apertura e con tutta la, voglio dire, la bonomia, ecco, mi risulta difficile ritrovare, anche perché il messaggio che può arrivare è che nulla è lasciato al caso, insomma, serve una scuola anche a diventare più grandi, adulti, magari non si sa che cosa si vuole alla fine di quel percorso, però si sa cosa non si vuole, cosa non si farà da grandi, e questo è molto importante, perché la base anche per capire cosa uno non vuole diventare lo dà proprio la scuola. Senti Giovanni, io conosco, quindi potrei dire qualcosa di più sulla tua carriera, tra virgolette, anche perché ci siamo accompagnati insieme in qualche campo di calcio anche in passato. Io ero piccolino e tu un po' più grande di me. Dico, io conosco la tua carriera, quindi so quanti sacrifici è costata e come. Però possiamo dire se tu avresti mai potuto immaginare di diventare un giornalista e poi un giornalista anche di Mamma Rai? Ma guarda, tutto è stato casuale, perché poi nella vita, voglio dire, ecco, allora si facevano di più i concorsi, molto probabilmente con tante difficoltà. La scuola comunque preparava, e dopo l'università, anche ad affrontare i concorsi, e i concorsi venivano indetti, fra l'altro, con maggior frequenza, per cui, ecco, non l'avrei mai immaginato. Io ti devo dire la verità, mi sono presentato al concorso che poi ho vinto, questo della RAI, soprattutto era a fine agosto, pensa, la prima prova, soprattutto per andare a trovare in ospedale a Roma uno zio malato che poi è mancato qualche giorno dopo, perché sennò probabilmente non sarei andato, perché magari non credevo nella opportunità e nella possibilità di passare. Ma poi vedi, nella vita io penso che ciascuno di noi a volte si trova al momento giusto nel posto sbagliato o viceversa, ecco, evidentemente doveva andare così. Allora però era comunque uno Stato che, seppur tra tante difficoltà, offriva ai giovani l'opportunità, ai giovani di allora, l'opportunità comunque di misurarsi e di affrontare dei concorsi che portavano poi all'assegnazione, ecco, di un posto di lavoro. Ricordiamo, ecco, questo sì. Ricordiamo che tu, oltre, voglio dire, gli studi, perché tu hai fatto anche la scuola di Perugia, che comunque, ecco, era proprio il concorso a cui mi riferivo, insomma, e questo era importante, perché dava la possibilità anche a chi era, insomma, figlio di un insegnante di due insegnanti, che era ovviamente lontanissimo da quello che sono appunto Milano, Roma, le grandi città, le grandi possibilità, di potersi misurare
di poter partecipare alla pari con gli altri e poi nelle sue specialità. Nel mio caso, ecco, mi sono indirizzato nella cronaca sportiva e comunque poter arrivare a, come dire, a darmi pari grazie anche, io ritengo, alle basi che quel liceo scientifico ci ha dato. Senti, poi, qual era la materia che ti sei portato nel cuore? Non mi dire geografia astronomica, io potrei immaginare anche geografia perché. Geografia astronomica no, ma guarda, guarda. O chimica. Allora, io ti posso dire di tanti alunni che ancora si ricordano, no, della professoressa Raparelli che insegnava geografia, ma non era è stata una mia insegnante, e la porto esatto, nel cuore perché esatto, per un, guarda, per un, ecco, per un anno o due mi pare, e poi sì. E poi ti dico che a me ecco, piaceva molto sia la storia, e devo dire che ho avuto un professore di storia e filosofia che rispondeva al nome di Ciampa, di Peppino Ciampa da Stilo, che insomma ce l'ha fatta amare. E ricordo che a livello di italiano, insomma, il biennio c'era la professoressa Maio e poi la professoressa Parasporo Dolores, che ricordiamo tutti con grande affetto. E sai, queste cose te le porti dietro, perché nel momento in cui ti insegnano a scrivere, ti fanno notare gli errori. E, Giovanni, io ricordo, ti può consolare che ho fatto anch'io il latino con la professoressa Parasporo. Ecco, e sai, poi ti ripeto, quando c'era la passione per il proprio lavoro, e questa passione si sapeva trasmettere anche, perché sai, la capacità di un insegnante, secondo me, qual è? Non è di valorizzare quelli bravi, ma di portare il livello medio di un'intera classe a essere, come dire, competitivo, perché se tu valorizzi solo chi è portato per una determinata cosa, probabilmente c'è qualcosa che non va. Si crea un dislivello che non ti porta da nessuna parte, certo. Giovanni, guarda, ho capito che comunque non mi hai risposto alla domanda. Qual era la materia che ti piaceva di più? La materia che mi piaceva di più, la storia, ti dirò la storia, sì, storia. Storia. Senti, sì. Ma l'approccio poi con lo sport, col ciclismo, è stato anche perché tu insomma praticavi, eri anche un ciclista. Guarda, siccome prima quando mi avete chiamato, la telefonata me l'ha fatta Pino Gagliano, tu chiedi a Pino Gagliano quanti chilometri noi facevamo, soprattutto nella zona, voglio dire, di tutte queste stradine che stanno nell'entroterra, perché allora insomma, mi pare che facevi il giro di Focà o sbaglio, Cavallo Superiore, esatto, ricordo. Quindi, bene, allora quello che adesso magari alcune autovetture, tenuto conto del problema dell'allaro, sono costretti a fare, noi avremmo saputo la strada dove andare. Io lo ricordo bene, sai perché, Giovanni? Perché una volta venni pure io e ricordo bene che dovetti fare inversione a un ritorno indietro, perché non ce la facevo proprio a starvi dietro. No, vabbè, ora non ora non esageriamo, eh. Era un bel giro. Guarda, abbiamo parlato di questa scuola, io ti ringrazio, sei sempre disponibile, mi ha fatto piacere anche personalmente sentirti, e mi auguro, non sono un appassionato di sport, quindi ti sento molto meno in Rai perché non amo lo sport, però da quello che insomma si vede in giro, hai fatto una straordinaria carriera di giornalista sportivo, e mi auguro che riuscirai a concluderla con la ciliegia sulla torta. Ti faccio questo augurio, non diciamo cosa, però mi auguro che presto sentiremo nuovamente parlare di te. Ma senti, la ciliegina sulla torta lo sai qual è, te lo dico subito. La ciliegina sulla torta è non rinnegare mai le proprie radici e non perdere mai né la testa né l'umiltà, e né soprattutto il rinnegare dove uno viene. Io quando mi dicono sei calabrese, io dico prima sono roccellese, e quindi questo è importante, perché comunque significa che la formazione di una persona è chiaro. Per mia figlia sarà diverso, perché è nata qui a Roma, e io lo capisco, no? Però ognuno di noi è giusto che porti quelle che sono le esperienze della propria infanzia anche, e della propria adolescenza, anche con sé per il resto della vita. In questo senso, visto che si parla di scuola, ecco, il liceo scientifico è stato un passaggio molto molto importante, devo dire di sì. Giovanni, grazie buon ancora a nome mio, a nome di chi ci sta seguendo in Calabria su Telemia, e grazie di chi poi sceglierà
anche per il futuro liceo scientifico, perché insomma abbiamo dato un altro indirizzo. Frequentando questa scuola si può diventare anche giornalisti, come, e non a livello come magari lo sono io, ma certamente a livello di come... No, lasciamo stare, guarda, il giornalismo non si riferisce al posto o alla testata dove uno ha. Il giornalismo è la capacità di saper raccontare. Saper raccontare significa mettersi a disposizione. O lo fai... Beh, quello è uno slogan calabrese, lo facciamo tutti. O lo fai... ruoli più grandi non è che cambia quella che è la, secondo me, la funzione della professione. L'essenza, è proprio vero. Grazie a Giovanni Scaramuzzi. Grazie a voi. Bruna, allora. Io non ti ho fatto interrompere, altrimenti avremmo perso troppo tempo. Abbiamo proprio 3 minuti per chiudere e io ti do la parola. Dopo aver sentito queste esperienze di scelte di scuola, riteniamo che insomma si possono fare delle scelte con la testa e scegliersi il proprio futuro. E si può scegliere ragionando sulle scuole che ci stanno intorno. In questo caso abbiamo parlato del liceo scientifico di Roccella Ionica, ma potremmo parlare di mille altri licei, di mille altre scuole, dell'industriale, senza nessuno togliere, assolutamente. Altrettanto del liceo industriale. Allora, come vogliamo chiudere questa trasmissione che ha parlato di questa nuova autonomia? Ricordiamo, e lo voglio ricordare perché poi dobbiamo fare la sventagliata sul sito, che le iscrizioni scadono prestissimo, il 6 febbraio. Quindi fare una scelta ora è importante, manca pochissimo tempo, documentatevi e scegliete la scuola giusta. Badate anche a quello che avete sentito, perché credo che possa esservi d'aiuto. Io credo che l'appello che tu stai facendo sia esaustivo. Quello che ci tengo a sottolineare è anche, ovviamente, Giuseppe, quello che è l'operato dell'amministrazione. Quello che voglio dire è che l'amministrazione è pronta a dialogare con questa nuova autonomia, quindi per lavorare di concerto e in sinergia con la nuova istituzione scolastica, proprio riprendere in dialogo anche con l'Istituto Tecnico Maiorana, perché come abbiamo sempre fatto, continueremo a fare, cioè noi abbiamo sempre tenuto la barra dritta sulle sfide che ci sono state. Roccella ha fatto una scelta politica, l'amministrazione comunale dritta per questa scelta. Io dico che abbiamo fatto una scelta nell'interesse della comunità e nell'interesse dei cittadini, che poi è la politica che seguiamo in tutte le grandi battaglie che portiamo avanti, quindi non abbiamo intenzione di arretrare un millimetro dai principi che hanno sempre guidato la nostra amministrazione e che appunto mettono davanti agli interessi particolari di qualsiasi natura esse possono essere gli interessi della collettività. Roccella offre tanto anche grazie alle istituzioni scolastiche presenti sul nostro territorio e appunto noi siamo pronti, perché quel nostro interesse è che la scuola sia aperta il più possibile alla società e d'altra parte l'istituzione pubblica deve ricercare, ed è nostro interesse farlo, un rapporto sinergico con le scuole presenti sul territorio in vista di una progettualità e in vista proprio dell'offerta formativa che poi porterà a scelte di lavoro per gli studenti, per i nostri cittadini. Io ringrazio Bruna Falcone, la ringrazio per due motivi. Il primo perché è venuta in veste, è una grande amica, ma è venuta in veste di assessore alla cultura, ha voluto rappresentare una scelta politica importante, quella che ha fatto l'amministrazione comunale di Roccella Ionica, nel perseguire questo obiettivo, cioè l'unificazione dell'autonomia delle due strutture scolastiche di Roccella, liceo scientifico e industriale. La ringrazio anche perché ha parlato a tante persone che ci hanno seguito con semplicità, è uno straordinario avvocato, quindi l'avremo magari in altre situazioni. Per ora solo un grazie per grazie la tua presenza. Grazie a voi, grazie veramente per l'opportunità, Giuseppe, che mi state dando e per la vostra professionalità che vi distingue e che vi ha fatto raggiungere. E dopo questi complimenti dovuti e ricambiati, ad maiora. Ad maiora, grazie, in bocca al lupo. Andiamo, andiamo sullo streaming, anzi sul touchscreen. Ecco, vedete, il titolo del nostro sito è proprio questo: da martedì 31 gennaio riparte su Telemia la nostra seconda serie di Calabria Nera, delitti irrisolti. Abbiamo parlato di tanti delitti, ma tanti veramente che riguardano il nostro territorio, e parte, l'abbiamo voluto lanciare proprio oggi, il programma condotto da Antonio Tassone, ma coadiuvato da un'intera squadra, Sara Fazzari, tutti i registi, i montatori, i tecnici. Ricostruiremo delle vicende purtroppo di cronaca nera che in Calabria ci sono. Poi rimaniamo sui titoli: sanità, Mirabello vicino all'80% copertura del registro tumori. Questa è una straordinaria notizia che io vi voglio far vedere. E poi sotto ancora: tour sulla strada statale 106 da Sibere a Colonia con ANAS e Regione all'indomani della nuova ondata di maltempo. E fra gli altri notiamo Katie Belcastro appoggiata al furgone dell'ANAS.
che di bel caso vice sindaco di Caulonia, che ha seguito direttamente le vicende. E poi omicidio Riace, emergono i primi particolari, l'occhio degli investigatori sull'attività di Boscaiolo, è da ricondurre all'attività di Boscaiolo di Giovanni Mammone, l'uomo ucciso ieri sera a Riace a colpi d'arma da fuoco, 5 colpi d'arma da fuoco, 2 l'hanno attinto, una alla trachea, una a basso ventre, ferendolo mortalmente. L'uomo, lo ricordiamo, era sposato e padre di 2 figli. E poi vediamo ancora, su Siderno, convocato in sessione del Consiglio Comunale, Marina di Gioiosa Ionica, approvato il regolamento, costituzione dell'albo della consulta delle associazioni. Ancora sull'omicidio, vediamo se c'è qualche notizia che è il pomeriggio. Questa è senza fotografia, vediamo di che si tratta. Locri baciato alla fortuna col 10 e l'8. Poi, domenica 29 gennaio, open day presso l'Istituto Tecnico Industriale. Questa, Bruna, è la notizia che ci interessa. Quindi la pubblicizziamo, perché non l'avevamo detto, quindi lo diciamo. C'è l'open day all'Istituto Tecnico Industriale di Roccella Ionica. Vedete l'orario, dalle 9 alle 12, dalle 15 alle 19. Sicuramente saranno anche le nostre telecamere. Ci sarà l'open day, la scuola è aperta. Quindi, a maggior ragione, approfittate, cari allievi, alunni che dalla terza media passate dalla scuola superiore, andare a visitare, perché è un'occasione unica, non si ripeterà più, poi dovete scegliere, quindi l'open day di domenica dalle 9 alle 19, dalle 9 alle 12, alle 15 alle 19 all'Istituto Tecnico Industriale di Roccella Ionica. Poi la Guardia Costiera a regolare il traffico sul Ponte Alaro durante il maltempo, complimenti alla Guardia Costiera diretta da Pietro Alfano, uno straordinario comandante che sta lavorando veramente bene. E poi la Calabrina l'abbiamo già visto, sanità, registro tumori vicini. Poi plessi scolastici di Marcinai e Bombaconi, a Grotteria, assemblea dei genitori su urgenze e problemi, immaginiamo col maltempo quello che si è capitato. L'abbiamo già visto sabato 4 febbraio a Siderno, prima assemblea provinciale di Sinistra Italiana. Poi a Marina di Gioiosa Ionica, approvato il regolamento costituzionale dell'albo e la consulta delle associazioni. E poi altri servizi che vi invito ad andare a visitare e a vedere sul nostro sito. Io mi fermo qua, ora naturalmente vi do l'appuntamento, siamo in perfetto orario, un minuto solo di sforamento, è pochissimo, quindi rientriamo nei nostri margini. Ora do la linea a Pino Carella, che avrà un ospite, un collega giornalista. Fra poco Pino Carella parlerà in diretta su Fatti e Misfatti con il collega Francesco Sorgiovanni di un argomento, ahimè, brutto, cioè parleremo proprio dell'omicidio di ieri sera, l'omicidio di Riace, proprio del boscaiolo Giovanni Mammone, originario di Placanica. Lo approfondiremo nella prossima mezz'ora, fino alle 20.30, e poi linea al telegiornale. Ringrazio ancora per averci seguito, ringrazio il mio ospite che mi ha tenuto compagnia per un'ora, i nostri consueti 60 minuti, e linea alla regia. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.